E ieri, più o meno durante l'ora di pranzo, mio figlio ha sentito un grido di aiuto, mi ha chiamato e quindi abbiamo visto che Lavinia era in mezzo alla strada lì, accovacciata. E siamo usciti, io ho visto questo ragazzo sopra di lei, pensavo che la stesse picchiando e già quello sarebbe stato grave. Ma poi ci siamo accorti che aveva un coltello in mano e la stava coltellando. E mio figlio ha preso un bastone e poi è arrivato anche il vicino di casa e poi è arrivato il papà di Lavinia e hanno cercato in tutti i modi di allontanarlo. Lui però andava avanti con i colpi, andava avanti a colpirla. Poi mi sembra che si sia allontanato perché ad un certo punto ho visto la macchina che sbandava a destra e sinistra verso quel lato della via e io ero lì con Lavinia, poi è arrivata anche l'altra vicina di casa e l'abbiamo fatta entrare davanti a casa nostra, si è seduta per terra ed era veramente devastata in viso. E lei però continuava a ripetere: andate dal mio papà, cercate di proteggere e salvare il mio papà. E poi tutto si è spostato più in fondo, e lì io non ho visto, ma penso che la mattanza sia continuata, anzi, sicuramente nei confronti del padre, perché poi il padre ha avuto la peggio. Quindi è stata una cosa pazzesca. Poi io ho chiamato svariate volte, no, due a dire il vero, i soccorsi. La prima volta mi sembra alle 12:42, denunciando questa cosa, dicevo c'è una strage in via Ciro Menotti, siete qua vicini, venite subito. Insomma, l'intervento è stato non tempestivo. Grazie.